situazione politica regionale in questo momento è una regione in autogestione, secondo me. Una regione, io in questi 3 giorni incontrerò tanti imprenditori di questa regione, eccellenze imprenditoriali di questa regione, che nonostante il dissesto idrogeologico, il dissesto finanziario, il dissesto politico, continuano a rappresentarci nel mondo ad altissimi livelli. Quelle persone sono il vero motore di questa regione, non c'è nessun merito politico. Io personalmente e il Movimento 5 Stelle siamo già oltre crocetta, noi non dobbiamo convincere i cittadini siciliani, noi dobbiamo solo fargli capire che siamo pronti a governarla questa regione, e non è una cosa scontata. Stiamo cercando di ascoltare tutte le parti di questa regione ulteriormente, con le competenze che abbiamo maturato stando 3 anni all'interno della regione siciliana, all'interno delle istituzioni governative parlamentari romane. E tutta questa esperienza unita all'ascolto dei cittadini creeranno sicuramente un buon governo, sicuramente meglio di quello che c'è adesso. Quando sarà, noi utilizzeremo le nostre consultazioni e avremo un candidato. Adesso il problema non è il chi, è spiegare bene il cosa vogliamo fare in modo tale che tutti ci seguano e ci diano anche una mano. Questa regione non la governi con 20, 30, 40 deputati regionali e assessori o presidenti di regione, la governi se hai il sostegno delle persone. E per avere il sostegno delle persone devi fare cose buone e soprattutto mirare alle priorità, perché il vero problema, Crocetta, Marino, Renzi, è che non hanno mai capito o hanno finto di non capire quali fossero le priorità dei cittadini. Io non credo che i cittadini italiani in questo momento storico stessero chiedendo al Presidente del Consiglio un nuovo aereo di Stato da 175 milioni di euro. Probabilmente stanno chiedendo un reddito di cittadinanza per non far espatriare i propri figli e per dare lavoro a cinquantenni, sessantenni che per colpa della riforma Fornero hanno davanti ancora una vita lavorativa. E questo non è mai stato fatto. E con 175 milioni di euro dai il reddito di cittadinanza a 5.000 persone. Noi crediamo che potremo governare bene questa regione se utilizzeremo strumenti di democrazia diretta che periodicamente consentano al cittadino che paga le tasse di decidere anche come spenderle. La preoccupazione principale di un governo siciliano del Movimento 5 Stelle sarà coinvolgere quelli che non ci hanno votato. Non solo quelli che ci hanno votato, ma anche quelli che non ci hanno votato. E questo non lo fai per concessione del sovrano, lo fai se istituisci strumenti che consentano su temi importanti la consultazione dei cittadini. Così la politica la smetterà di seguire i sondaggi e comincerà a preoccuparsi dei referendum.